la legge, beh già, e questa è la grande anomalia che lo faceva impazzire, perché secondo lui era normale che uno dovesse rispettare la legge, non si ruba, non si mettono le mani nelle tasche dei cittadini. Questa è un'espressione che usa Berlusconi freudianamente, perché evidentemente lui qualcosa sente che c'è qualcosa in cui lui si ritrova. Quindi ci manca questa sua capacità di avvertirci. I giornali sono spesso organismi complessi e distratti, e molto distratti. Lui ci avvertiva, attenzione che il punto è questo. Ecco, vorrei però dire che rispetto a Montanelli, Paolo ha avuto un rigore durante tutta la sua vita. Montanelli lo è diventato soprattutto nell'ultima fase. Ecco, sì, questa è una precisazione estremamente importante, perché il rigore di Montanelli, no, ai tempi che aveva Berlusconi editore, era piuttosto... Diciamo, c'erano anche le famose telefonate di Craxi, che si lamentava. Ma anche verso Andreotti, voglio dire, l'atteggiamento di Montanelli era molto diverso. Sì, Montanelli rispetto a Ciro Salvini aveva forse una caratteristica, era più cinico. Cioè il cinismo del grande giornalista che ne ha viste di tutti i colori e che per cui a un certo punto i politici sono tutti uguali, l'uomo che dice andiamo a votiamo DC turandoci il naso, in fondo è una persona di grande qualità intellettuale, che però conosce gli esseri umani, le loro debolezze, e quindi non fa distinzioni. Ecco, Paolo Sylos Salvini non è mai stato cinico, e aveva ogni volta l'approccio, posso dire, di un ragazzo. Sì. Di un ragazzo, lui aveva quella semplicità nel dire no, le cose sono così, perché dobbiamo vederle in un altro modo, perché dobbiamo considerarle come se dovessimo essere abituati a tutto. Va bene che questo è un paese che ci ha abituati a tutto, ma lui non si era abituato a tutto. Ecco, vorrei andare ad una delle spiegazioni che appunto Paolo Sylos Labini ha dato qui negli studi, appunto, anche di Europa 7, del contratto con gli italiani. No, per lui era un'aberrazione, però comunque ha spiegato bene dove stava tutta quella truffa, che in realtà è solo un'operazione di facciata, d'immagine. Perciò chiedo alla regia di far partire il contributo sempre di Paolo Sylos Labini sul contratto con gli italiani. Per ragioni elettorali di Berlusconi, per quella gigantesca truffa del contratto con gli italiani, che è sempre valido, è valido anche fra 50 anni, era valido per entro la legislatura, è stato fatto un accidente. Insomma, qui l'interesse che è prevalso non è quello pubblico, è quello privato, è elementare. Gli altri non sono sbagli, sono corollari di questo. Il programma del governo era programma nell'interesse di Berlusconi e dei suoi soci stretti. La riforma della giustizia, della Costituzione, non c'è l'errore logico, no. C'è un errore dovuto al fatto che l'interesse pubblico era stato ignorato. Oppure un po' di retorica, non fa mai male a nessuno. Questo è il difetto. Ridurre le tasse era un'atrocità, subito, era ovvio. Semmai si doveva fare la lotta all'evasione fiscale, è possibile anche in Italia. E invece non se n'è parlato, anzi, l'evasione fiscale è stata elogiata da Berlusconi. Ha detto, si fa in tanti modi, non è solo quello di occultare i conti, anche le società all'estero servono a questo, o se no a che diavolo servono? Tanto per andare a fare una visita nei paesi tropicali. Questo è il punto centrale, il programma era quello. Quel programma è stato seguito con durezza, quando c'erano leggi che dovevano approvare in quel programma di interesse privato e penale di Berlusconi e dei suoi soci più stretti. Quelle sono state fatte col tamburo battente, come nella Torre di Londra con la decapitazione di Anna Bolena. Invece gli altri, sì, le cose di interesse pubblico si nominavano, tanto per dire una cosa. All'origine c'è questo, non c'era l'errore di logica. Gli errori non si fanno, soprattutto quando sono cose elementari. E chi l'ha aiutato ha preso una responsabilità spaventosa. Tremonti e Siniscalco dovrebbero arrossire, solo che il rosso è un brutto colore.
E noi siamo stati a casa di un grande scrittore italiano, Andrea Camilleri, e abbiamo raccolto insieme con Francesco Sillo Slabini un ricordo di Andrea Camilleri che parla appunto di questo incontro con Paolo Sillo Slabini, e chiediamo di far partire questo contributo. Ci siamo conosciuti del tutto casualmente, perché io ero stato invitato dalla nipote di Garavini, attraverso la nipote Garavini, ad andare una sera a cena da lui. Siccome a me interessava conoscere Garavini, dissi di sì. Però quando arrivai lì, lui mi disse: aspettare qualche minuto che viene Paolo Sillo Slabini. Lei lo conosce? Dice: no, non lo conosco, per me è una... Quindi poi ho appreso in seguito che quella sera era anche la prima volta che Paolo Sillo Slabini e Garavini si vedevano. Ora, in sostanza, eravamo tre estranei l'uno all'altro, ma devo dire che io ebbi l'impressione che Paolo e Garavini si conoscessero da un sacco di tempo. Paolo Sillo Slabini ebbe l'impressione che io e Garavini ci conoscessimo da tempo, e tutto questo era causato poi, dopo ragionandoci sopra, da Paolo, cioè a dire dalla sua straordinaria capacità di approccio che aveva con le persone, per cui ti pareva di averlo conosciuto da un sacco di tempo. Quindi quella piccola come posso dire, situazione formale di prima conoscenza che c'è tra tre persone di una certa età, lì venne proprio saltata a pie pari, si entrò subito dentro un'accesa discussione che ora non ricordo su che cosa, anche perché devo dire Paolo Sillo Slabini, anche in età matura come io l'ho conosciuta, era una specie di zolfanello. Cioè bastava poco, bastava una strusciatina perché si accendesse, e la cosa che mi affascinava della sua intelligenza era una sorta di partenza per la tangente nei ragionamenti, per cui dentro questa partenza per la tangente tutti i fatti sociali, economici, politici finivano con l'essere amalgamati, fusi, e ti parevano tutti estremamente semplici quando lui parlava. Dopodiché, finito di parlare, ti tornava la confusione. Cioè, voglio dire che questo era, senza nessuna piaggeria, quello che è un vero maestro. Allora, la domanda che poniamo all'editore del vero maestro: ma è difficile fare l'editore in Italia in una situazione che Paolo Sillo Slabini ha descritto così bene? Ma è difficile, direi di no, soprattutto se ci sono persone come Paolo Sillo, e ce ne sono altre anche in Italia, che continuano la ricerca della verità senza pregiudizi, senza barriere. La terza è stato editore durante il fascismo, quindi... Credo che il mestiere dell'editore è un mestiere interessante proprio perché si ha occasione di incontrare come persone come lui che particolarmente uniscono la morale all'economia. Il grande insegnamento di Paolo è che la durezza su alcune questioni morali è a salvaguardia dell'economia. Il disastro morale per Paolo è sempre stato disastro economico insieme, e questo oggi vediamo quanto sia vero. Ecco, abbiamo un contributo di Paolo Sillo Slabini da una intervista che alcuni anni fa ho realizzato con lui, che appunto parla giustamente di questa situazione, di questo disastro che lui collegava, e prego di far partire il prossimo contributo di Paolo Sillo Slabini. Berlusconi si oppone a far luce sulle origini della sua ricchezza e dei suoi enormi mezzi finanziari, perché ha quasi tutto da nascondere. L'origine è l'osca, questo ormai è chiaro a tutti, non c'è nessunissimo dubbio, non credo che ci siano in Italia persone
con un minimo di competenza che lo mettono in dubbio. Ha eliminato le prove, anche quelle legalmente rilevanti, come nell'ispezione della Banca d'Italia è venuto fuori, come già era venuto in buona parte fuori dall'indagine di Giovanni Ruggeri e di Mario Guarino. Quindi il giudizio, che riguarda un'area di mistero, è negativa. Io mi domando se c'è qualche altro paese al mondo dove una cosa del genere si è verificata. Non so dare una risposta, credo di no. È qualcosa di tremendo. Ecco, io sin dal principio ho espresso questi giudizi, primo fondandomi su quello che veniva fuori dalle indagini giornalistiche, giornalisti seri, perché anche i giornalisti, alcuni sono seri, altri no, e poi sull'ispezione della Banca d'Italia, contro la quale il gruppo Berlusconi ha urlato a più non posso, come sa, perché lì era difficile trovare qualche formula, ispettori rossi o comunisti o altre amenità di questo genere. Appunto, che siano gli ispettori, gli esperti della Banca d'Italia, tutti delle toghe rosse o dei comunisti appunto travestiti, è difficile da spiegare agli italiani. Comunque abbiamo qua Elio Veltri e vorrei chiedere a lui, che ha scritto un libro insieme a Marco Travaglio, L'odore dei soldi, che ha dato grande scandalo nella televisione pubblica italiana, che però toccava giusto quel tema tabù nella televisione, cioè l'origine dei soldi di Berlusconi. Vuoi raccontarci un po' di questo e commentare Silvio Slavini? Ma l'odore dei soldi, intanto il titolo voleva dire che non è vero che i soldi non hanno odore, possono avere un odore sgradevole. Il libro io l'ho pensato quando era uscita un'anticipazione di una relazione dell'ispettore della Banca d'Italia, dottor Giuffrida, che fu incaricato dai pubblici ministeri di Palermo, che istruivano il processo prima Berlusconi, che era stato prosciolto subito, e poi il processo dell'Utri. Erano uscite delle anticipazioni sull'Espresso, e c'era questa relazione del dottor Giuffrida della Banca d'Italia e una relazione di un maresciallo della Guardia di Finanza, Ciuro, che poi fu incriminato perché si scoprì che fu anche arrestato, era una talpa della Procura di Palermo. Io allora decisi di scrivere questo libro, e trovai subito la casa editrice e poi dissi a Marco Travaglio, che non ne voleva sapere all'inizio, e dice: semmai mettiamo a cura di Marco Travaglio. Ho insistito perché, tra le altre cose, per fare in fretta non c'era neanche il tempo che io lo facessi tutto da solo, perché bisognava trovare tutta la documentazione. In quel libro abbiamo scritto, abbiamo descritto e come è nata la Fininvest, come erano le holding, e abbiamo ripreso la relazione dell'ispettore della Banca d'Italia, non si sa, per molti soldi, una parte consistente di denaro, non si è mai capito da dove arrivassero e dove andassero a finire. Il libro, lo sanno tutti, ha scatenato l'ira di Dio, perché poi gli amici di Berlusconi, secondo me un po' imprudentemente, ci hanno attaccato per televisione, perché se fossero stati zitti il libro sarebbero state vendute qualche migliaio di copie, come capita per i libri di saggistica. Invece loro ci hanno attaccato, poi anche dal centro-sinistra sono arrivati degli attacchi, perché la filosofia era non demonizzare mai Berlusconi, perché si fa il gioco di Berlusconi. Siamo stati presi in questo fuoco concentrico e quindi il libro è diventato un caso internazionale, poi è stato anche tradotto in Francia, in Spagna, ma siamo stati inseguiti da tutte le televisioni europee per rilasciare dichiarazioni, per non parlare poi delle presentazioni, soprattutto in Emilia, dove io e Marco andavamo a presentare questo libro, avremmo potuto far pagare il biglietto perché arrivava tanta di quella gente, e c'era una reazione molto pesante nei miei confronti a sinistra, perché Marco
veniva perdonato perché era giornalista. Io ero considerato politico della famiglia, la famiglia voglio dire non quella di Berlusconi con la F maiuscola, la famiglia della sinistra, e quindi inopportuno aver fatto questa cosa, però lo volevano presentare lo stesso, quindi lo utilizzavano anche in campagna elettorale. Allora vedi Elio, questo è il senso di autocritica che ancora sopravvive nella sinistra, e speriamo in quel senso positivo. Beh, io spero che sia finito, anche perché adesso però di queste cose parliamoci chiaro. Nella televisione italiana io mi rendo conto che anche in questa campagna elettorale tutta o quasi la realtà italiana è rimossa, non se ne parla. Ma siamo qua proprio a Europa 7 per dare appunto contributo anche alla figura di Paolo Sillo Slabini, no? Che è la persona che non si è fatto mai condizionare, mai, è sempre detto controcorrente, vero? Se mi permetti voglio dire questo, chi non l'ha conosciuto non si può rendere conto come Paolo abbia vissuto gli ultimi 10 anni della sua vita. Era in attività permanente, frenetica, perché lui non sopportava una situazione di questo tipo. Ecco lì, vorrei tagliarti la parola e passarla direttamente al figlio, perché quello è uno degli aspetti che solo chi ha vissuto in famiglia, a dire due parole dell'esperienza di figlio di Paolo Sillo Slabini, che è una cosa piuttosto particolare, vero Francesco? Beh, diciamo, papà era uno che una ne faceva, 100 ne pensava e poi altre 500 ne faceva. Io poi ho vissuto all'estero per vari anni, per cui ogni tanto tornavo a Roma e mi ero perso qualche puntata, diciamo. Cioè, una volta è saltata fuori che aveva fatto un codice etico e tra gli altri firmatari c'era Sabina Guzzanti. E a me mi sembrava curioso questo fatto, che papà andasse a fare una cosa con Sabina Guzzanti, ma dall'altra parte era del tutto naturale, perché effettivamente sono stati anche gli unici, questo gruppo di persone, che hanno portato avanti delle tematiche che comunque nella solitudine generale, diciamo. E magari posso raccontare questo piccolo episodio, che appunto siamo stati insieme l'ultima volta al cinema insieme, siamo andati a vedere Viva Zapatero, e che comunque è un film che ben rappresenta purtroppo la situazione italiana. E papà si lamentava tanto che in Italia non ci fosse stato qualcuno come Michael Moore, che avesse fatto un documentario sulla vita politica. E poi c'è stato, perché questo Viva Zapatero comunque è un film molto forte, che rappresenta bene la situazione. Ed è anche divertente, perché comunque Sabina Guzzanti è una persona che ha spirito. E comunque tutti ridevano, io anche ridevo, ecco, lui non rideva. Lui è uscito dal cinema, era furioso, proprio non si poteva neanche parlarci più, perché era proprio su tutte le furie. Perché proprio era questa distruzione sistematica di valori fondamentali che lo mandava veramente in... lo faceva uscire fuori. Infatti, valori per i quali Paolo Sillo Slabini ha combattuto, lo ricorda Marco Travaglio in un suo intervento che abbiamo raccolto insieme con Francesco Sillo Slabini, che parla appunto anche dell'appello appunto agli italiani del 2001. E chiedo di far partire. L'incontro più emozionante, anche divertente, che io ho avuto con lui è stato a Torino. Lui stava promuovendo l'appello in difesa della democrazia, che vedeva giustamente, visto con il senno di poi, ma visto anche da allora, non ci voleva molto a prevederlo, pericolo per la democrazia che sarebbe derivato dalla vittoria elettorale di Berlusconi nel 2001, credo che fosse aprile, subito dopo il caso di Satiricon, che mi aveva coinvolto, della presentazione dell'Odore dei soldi scritto con Elio Veltri. E quindi lui venne a Torino per un convegno e poi ci incontrammo casualmente, perché io stavo in quei giorni intervistando per una lunga testimonianza Alessandro Galante Garrone a casa sua in via Grattoni a Torino, e lui passò per un convegno e poi venne a trovare Galante e quindi ci incontrammo a casa sua, e lui era arrivato con il testo definitivo dell'appello. E ovviamente Galante Garrone lo firmò senza neanche leggerlo, perché si fidava ciecamente, c'era un idem sentire assoluto fra questi due personaggi, c'era anche una somiglianza molto forte, mentre invece Bobbio aveva delle titubanze. Norberto Bobbio temeva di essere trascinato in polemiche, Norberto Bobbio era molto più lucido mentalmente ma molto più devastato fisicamente di Galante Garrone, e quindi insomma era stanco, non voleva più stare in prima fila, in prima linea.
E allora non voleva firmare. E io ho assistito a questa telefonata di Sillos e di Galante che si passavano continuamente il telefono, ricattando moralmente Bobbio per indurlo a firmare. Alla fine spuntarono non solo la firma, ma la prima firma, perché Bobbio fu poi messo in cima alla lista dei firmatari. Effettivamente aveva ragione Bobbio, furono massacrati per avere fatto quell'appello. Ricordo che Giuliano Ferrara insieme a Mieli, Salvati, Barbera e Franco De Benedetti fecero un controappello per dire ma no, ma figuriamoci, ma non esageriamo, ma non demonizziamo, è normale alternanza, ma adesso c'è la sinistra, magari ci sarà la destra, ma non succederà niente. Ecco, io credo che tutti coloro che hanno firmato quel controappello oggi non lo rifirmerebbero più, se fossero tutti onesti intellettuali. Attualmente chiederebbero anche scusa a Silos, a Galante, a Bobbio, a Flores e agli altri che firmarono, poi a Pizzo Russo, perché avevano avuto ragione loro e avevano avuto torto quelli del contrappello. Chiedo al direttore dell'unità, che è orgoglioso di averlo avuto tra i suoi collaboratori, queste battaglie di Sillos Labini, a che cosa è rimasto? Qual è l'eredità anche di questo? Vabbè, ma l'eredità, ecco, io non parlare di eredità, perché mentre ascoltavo Travaglio e riflettevo su quello che abbiamo visto e sentito oggi, mi ponevo il pensiero di se Sillos Labini potesse scrivere oggi, o meglio, potesse scrivere l'11 aprile, sul futuro di questo paese, augurandoci che l'11 aprile sia una giornata di festa, almeno per noi, che cosa direbbe? Direbbe, forse tornerebbe sul problema degli anticorpi. Gli anticorpi non ci sono stati in questi anni, bisogna ricostruirli, ricostituirli. La grande impresa della centrosinistra dell'Unione, sì, sarà quella di tassare le rendite finanziarie, di fare tutta una serie di provvedimenti che mancano a questo paese, ma bisogna ricostruire questi anticorpi, questo modo di affrontare in maniera sana i problemi. Ecco, io vorrei non uno, ma tanti Sillos Labini capaci di premere su questa nuova classe dirigente e di dire loro non ripetete gli errori del passato, questa storia del non demonizzare è una gran fesseria, diciamolo chiaramente, non si demonizzano gli avversari politici, bisogna polemizzare, criticarli e denunciarli, ma se si rinuncia a fare questo, soprattutto quando gli avversari politici rappresentano quello che ha rappresentato in questi anni e che continuerà a rappresentare Berlusconi, perché non illudiamoci che Berlusconi esca di scena. Berlusconi si siederà sulla riva del fiume aspettando che il governo di centrosinistra esploda e per poi presentarsi di nuovo come il nuovo caudiglio. Attenzione che purtroppo la malattia non è curata del tutto. Allora bisogna ricostruire gli anticorpi. Sillos l'avrebbe fatto con grande efficacia, sarebbe partito subito lancia in resta, diceva Camilleri, accendendosi come uno zolfanello. Ci mancano gli zolfanelli, ci mancano le persone.